Massimo, buonasera. Ti faccio subito una domanda facile facile. Sei consapevole che da pescarese potresti frustrare le residue chance in chiave play-out della squadra della tua città? Sì, ma non, la cosa è evidente guardando la classifica, però è normale che il Pisa da me guidato verrà a giocare a Pescara la partita per cercare di vincere. Poi, come ho avuto già modo di dire, mi auguro che Pescara possa così trovare nelle partite successive alla nostra la forza per salvarsi. Come arriva il tuo Pisa a questo appuntamento? Perché voi siete fermi più o meno da 20 giorni perché non avete giocato l'ultima prima della sosta, rinvio causa Covid contro il Pordenone in trasferta. Sì, sono ormai quasi 3 settimane che siamo fermi, quella può essere un'incognita, però diciamo che allo stesso tempo abbiamo anche recuperato qualche giocatore che era fuori per infortunio. È una sorpresa, indubbiamente, per te vedere il Pescara penultimo in classifica. Tra l'altro in casa ha vinto soltanto due partite, immagino di sì, no? Sì, non pensavo che si potesse trovare in quella situazione e ha pagato soprattutto inizialmente i tantissimi infortunati della prima parte del campionato, si è un po' staccata in classifica e perciò è andata in difficoltà. Però ritengo che una squadra che pareggia ad Empoli, che vince con il Cittadella, che pareggia a Frosinone, è una squadra che ha sicuramente la possibilità di battere qualsiasi formazione di questo campionato, compreso noi. L'andamento del Pisa, perché la vostra partenza, diciamo così, non è stata in linea, no, con le aspettative, perché lo scorso anno siete stati estromessi dai playoff, sarebbe stato un grande traguardo solo per classifica avulsa, appena 9 punti nelle prime 10 giornate, poi però avete cambiato passo. Sì, non siamo partiti bene, abbiamo anche preso qualche brutta batosta a Ferrara in casa con Cittadella anche, però dopo abbiamo avuto la capacità di rimetterci in carreggiata e adesso stiamo andando sicuramente meglio. Ecco, ho notato, Luca, che la tua squadra segna tanto, 39 gol fatti, ma subisce parecchio, 40 le reti incassate, quarta peggiore difesa del campionato. Perché? Se andiamo a vedere i numeri proprio nella loro totalità, la maggior parte dei gol sono stati nelle prime partite, nelle prime 10 giornate di campionato, e abbiamo preso 3 volte 4 gol, perciò sicuramente la media non era delle migliori. E poi siamo andati molto bene invece, siamo riusciti anche a tenere la porta inviolata per 4 o 5 partite di fila, se non sbaglio. E abbiamo ritrovato un certo equilibrio. Questa è la terza stagione alla guida del Pisa. Hai riportato questo glorioso sodalizio in Serie B dopo una cavalcata trionfale. Ormai sei prossimo al salto di qualità, o no? No, se per salto di qualità si intende aumentare così le credenziali della nostra squadra, me lo auguro. Personalmente sono molto più che soddisfatto di essere allenatore di una squadra, come hai detto tu, storica del calcio italiano come Pisa. Io ho sempre detto di Luca D'Angelo, non per piaggeria, che è l'emblema della gavetta che tutti dovrebbero fare per evitare che si improvvisino allenatori. Io credo che ognuno di noi ha un suo percorso. Nel piccolo sono stato avvantaggiato anch'io perché quando ho smesso di giocare nel Rimini praticamente mi hanno subito dato la prima squadra anche se in interregionale e poteva sembrare anche quello un favoritismo fatto a un giocatore che era stato tanti anni in quella società. Perciò io non, ripeto, ognuno ha una sua strada, io ho percorso quella perché mi hanno indicato quella, se mi avessero dato la possibilità di allenare subito la squadra di Serie A io l'avrei preso senza nessun problema. Assolutamente. Senti Luca, ricordando l'ultima prova del Pisa all'Adriatico Giovanni Cornacchia il 2 novembre 2019, beh, insomma, quella è stata forse una delle peggiori prestazioni della tua squadra lo scorso anno, no?
Sì, sicuramente è stata, se non la peggiore, tra le peggiori. Giocammo, il Pescara giocò molto meglio di noi e vinse in maniera più che meritata. Dunque, adesso mi auguro che venerdì, e soprattutto a livello di prestazione, perché per fare il risultato dovremmo giocare una buona partita, mi auguro che prestazione e risultato siano differenti per noi. Come la immagini questa partita? Presumo che ci sarà grande battaglia, perché la nostra è una squadra che fa dell'intensità, dell'organizzazione, credo, delle armi migliori. Il Pescara, leggo giustamente, che farà di tutto per cercare di portare a casa un risultato pieno, e perciò si speculerà poco, anche noi cercheremo di vincere, e perciò penso che da quel punto di vista possa venire fuori una partita molto accesa. È giusto non dare vantaggi all'avversario di turno, però sarà come sempre 4-3-1-2, anche se tu hai cambiato, però 4-3-1-2 dovrebbe essere il sistema di partenza? Sì, penso di sì, perché è quello che in questo momento facciamo meglio, però noi lo interpretiamo in maniera un po' differente, insomma. Alla fine credo che sarà quello il modo. Assolutamente, corsa, intensità, grande organizzazione, del resto conosciamo bene le tue squadre, la tua squadra a immagine e somiglianza, insomma, del tuo credo. L'ultimissima, incroci con Grassadonia? A memoria negativi. Quando l'hai affrontato? Io allenavo l'Andrea e lui allenava la Paganese. Andrea Paganese, ho capito, in Serie C. In Serie C, anche se non meritavamo, però quello conta poco. Conta poco, assolutamente. Va bene, grazie Luca, sei stato come sempre molto gentile, in bocca al lupo. Ciao Massimo, ciao.